primo snodo cruciale, primo dentro fuori dalla serie, primo duello che potrebbe valere lo scudetto, gara 2 di finale per la Serie A1 femminile. Tutto si sposta in Campania, a Salerno, dove la Yomi, padrona di casa, riceve l'ACI Lifestyle Erice. Le siciliane sono avanti dopo il 29-23 di gara 1, ma è ancora tutto in bilico. Sono avanti nella serie, potrebbero chiudere questa sera il discorso. Ovviamente Salerno non cederà nulla. Immagini in diretta dal Palapalumbo di Salerno, appassionati di pallamano, da Matteo Aldamonte e Sergio Palazzi. Un cordiale saluto. Dunque, scenari che sono chiari, che sono ben delineati. Salerno ha un'unica chance per allungare la serie, per portarla alla gara 3, che sarebbe in programma per martedì sera, il prossimo 16 maggio, ancora qui, ancora al Palapalumbo. Deve assolutamente vincere. Erice invece arriva a questa gara 2 con 2 risultati su 3. Un successo o anche un pareggio le consegnerebbero il primo titolo italiano della sua storia. Ovviamente la pressione questa sera, Sergio, è tutta su Salerno, che gioca in casa, che ha chiuso in vetta la regular season, che ha offerto una brutta prestazione rispetto a quelle che sono le sue potenzialità in gara 1. Erice, d'altro canto, vola sulle ali dell'entusiasmo. Salerno, hai detto benissimo, non può far altro che vincere. È una cosa che ha già dimostrato di saper fare, ma la prestazione offerta mercoledì è stata davvero non da Salerno. Dall'altra parte è vero, Erice ha una possibilità di errore, perché si può tornare martedì qui alla palestra Palumbo per gara 3. Dall'altra parte però ha una pressione particolare, perché è quella della squadra che si ritrova a poter vincere il primo titolo della sua storia, il primo scudetto della sua storia. Ha delle giocatrici esperte, ma è comunque una prima volta a livello di gruppo, e anche questo può essere un fattore, soprattutto all'interno della palestra Palumbo. Fattore esperienza che conterà ovviamente anche al contrario, perché qui, proprio in questo impianto, Salerno ha costruito le fortune di tanti anni, di tante vittorie, 8 volte squadra campione d'Italia. Ci sono giocatrici che hanno vinto e dominato lo scenario, il teatro della pallamano italiana negli ultimi anni. Ce ne sono anche dall'altro lato, da un punto di vista tattico, visto che non ci sono poi variazioni sostanziali di formazione, se non legate alle giovanissime, perché nell'Erice entra nell'elenco delle convocate Farisè, nella batteria delle ali, e invece Ciociano è formato, due giovanissime vanno ad arricchire l'organico di Salerno. Ma dicevamo, da un punto di vista tattico, visto che le interpreti saranno le stesse di gara 1, che partita ti aspetti per Margherita Conte, allenatrice di Erice, e per Francesco Ancona, allenatore di Salerno? Cominciamo da Salerno, che deve scegliere come comportarsi difensivamente. A un certo punto credo che anche Ancona abbia voluto provare le soluzioni della 5 più 1 e della 4 più 2, quindi sono sicuro partirà da una 6-0, vedremo come evolverà. Dall'altra parte Erice ha fatto molto bene in ripiegamento, cosa che invece aveva sofferto tanto nella serie con Bressanone, e credo che Conte proverà a confermare gli assetti e le scelte fatte in gara 1 mercoledì. Se c'è qualcosa che deve cambiare, spetta Salerno, e quindi vediamo sia dal punto di vista dell'atteggiamento difensivo che delle scelte d'attacco se Ancona avrà scelto di cambiare qualcosa. Anche da un punto di vista offensivo, più banalmente, Salerno è mancata anche al tiro molto spesso in gara 1. E poi, al di là della tattica, chi la mette dentro ha sempre ragione, e certamente ancora si aspetterà qualcosa in più dalle sue tiratrici principali, da Ramona Manojlovic e da Ilara Dalla Costa. Se comunque il tiro dipende sempre poi da chi hai di fronte, in questo caso Gianna Masson, non un portiere qualsiasi, ciò su cui può più facilmente intervenire Salerno è nel limitare le palle perse, soprattutto le palle perse in gioco veloce, che hanno caratterizzato il break nel primo tempo da parte della ACI Lifestyle Erice. Si tratta dell'11° duello dal 2020 ad oggi tra queste due squadre. Ovviamente è la prima volta che queste due formazioni si affrontano in finale scudetto. L'altro grande precedente è rappresentato dalla semifinale di Coppa Italia, che è stata anche prima di gara 1, peraltro, l'unica volta in cui Erice era riuscita a battere Salerno. È accaduto nel febbraio scorso con il successo di misura 19-18, mai invece era accaduto che Erice arrivasse da un punto di vista mentale così bene a una partita con Salerno, perché, lo ripetiamo, il campionato aveva praticamente sempre perso, e comunque anche quando aveva vinto in Coppa Italia con uno scarto minimo. E poi in una competizione come la Coppa Italia, dove ti giochi tutto in 3 giorni, dove giochi non a casa tua, quindi ci sono tanti altri fattori che intervengono.
quello dell'aspetto mentale io penso sia un aspetto importante, Matteo, perché Salerno, mi ripeto, non ha dimostrato la faccia da Salerno. E dall'altra parte Erice sapeva di giocare l'ultima partita della stagione davanti ai propri tifosi al Palacardella, e questo è stato sicuramente anche un aiuto. C'era più leggerezza, c'era la leggerezza di chi è alla prima volta. Ora questa leggerezza resta, soprattutto perché sai di avere un'altra possibilità. Ma Erice può vincere lo scudetto stasera. Direzione arbitrale affidata alla coppia formata dai signori Fato e Guarini di Alberobello e di Fasano. È la seconda finale scudetto della loro storia, e dunque tra pochissimo il fischio d'apertura alle 20:30. Ormai ci siamo, sta per iniziare questa gara 2 di finale scudetto. È una sfida, come detto, molto difficile da leggere, con tanti temi interessanti. Sicuramente Francesco Ancona ha acquisito un'ulteriore certezza dopo gara 1. Erice non è solamente Eco e Storosuk, e anche Gorbaciova. Gorbaciova si è presa la responsabilità a un certo punto della partita e l'ha fatto molto bene. Aggiungo un altro nome, Marianela Tarbu, 7 su 7 al tiro, una prestazione imperiosa del pilota argentino di Erice. Ed è importante, perché quando ti aspetti Eco e Storosuk, arrivano Tarbuk e Gorbaciova in una finale scudetto, sapere di poter contare sul più alto numero di gente possibile con le mani pronte, con la testa calda, è fondamentale. Inizia la titolare, la vedete con il pallone in mano. Invece, per quanto riguarda la Iomi Salerno, Lucila Stettler, questa è una novità rispetto a quello che avevamo visto in gara 1. È iniziata dunque gara 2 di finale scudetto della Serie 1 femminile. Da un lato la AC Lifestyle Erice che si difende, palla in mano invece per la Iomi Salerno, primo possesso della partita per la Salerno, che attacca da destra a sinistra dei vostri schermi. E l'unica novità di formazione, appunto, la scelta di Lou Stettler in posizione di pivot al posto di Rocío Schizziano. Paiciova per Dalla Costa, manovra subito sul primo attacco della sua partita a Salerno. C'è un intervento falloso irregolare ai danni di Manojlovic, si ricomincia dall'arco tratteggiato dai 9 metri. Se ne sono andati i primi 40 secondi alla Palapalumbo, gremito naturalmente in ogni ordine di posto, non soltanto da sostenitori salernitani, ovviamente in maggioranza numerica, ma anche da sostenitori colorati di nero verde con i colori sociali dell'Erice. Intanto prova ad attaccare in uno contro uno Manojlovic, che chiede forse un maggior ritmo alla circolazione di palla. Subito aggressive le due seconde difensori di Erice, Eco da una parte, Gorbaciova dall'altra, sia su Ramona Manojlovic al secondo fallo subito che sull'area Dalla Costa. Paiciova sotto segnalazione di passivo, la finta di Paiciova, segnalazione però della coppia arbitrale che ravvisa un fallo in attacco, i passi fischiati alla slovacca sul fronte opposto. Storosuk prova ad incrociare con Gorbaciova, deve abbassare momentaneamente i ritmi, poi li rialza Karima Eco con questo uno contro uno che trova impreparata la difesa di Salerno, tiro dai 7 metri. Rivediamo l'uno contro uno su Ramona Manojlovic, troppo attendista, prende facilmente i 6 metri la giocatrice franco-camerunese. Scelta difensiva di Ancona diversa rispetto alla partita d'andata, Schizziato specialista difensivo. Storosuk dalla linea, l'errore però con probabilmente anche il tocco di Pereira, pallone che poi colpisce il palo, come vedete, si spegne sul fondo. 0-0 il risultato, anche Erice dunque fallisce al suo primo attacco, alla sua prima opportunità nitida di andare a segnare. Possesso nuovamente per la Iomi Salerno, che fa viaggiare il pallone da destra a sinistra, si muove Stettler che gioca d'appoggio, lascia Dalla Costa, poi Manojlovic, ancora il servizio per Paiciova, movimento senza palla, palla persa però dalla Iomi Salerno, la perde anche Tarbuk che si palleggia quasi sui piedi, possibilità per Pina Napoletano per sbloccare il risultato, sbaglia però dalla via dei 6 metri il capitano della Iomi Salerno, l'intervento di Gianna Masson che entra così alla sua maniera in partita. Ben letto il salto di Pina Napoletano, il portiere brasiliano segue la traiettoria del capitano di Salerno, si abbassa e ferma il pallone. Portiere di enorme esperienza internazionale brasiliana, Chiara Masson, 44 anni, una carriera spesa in giro per l'Europa, ultima esperienza con la maglia del CSKA di Mosca. Sbaglia anche però Karima Eco, il cui tentativo finisce sul palo, poi Cozzi che si era liberata momentaneamente della marcatura operata da
Giulia Rossomando, c'è un intervento comunque giudicato irregolare, dunque ancora possesso nelle mani della AC Lifestyle Erice, che fa viaggiare il pallone da destra a sinistra ancora. Eco con il servizio cercato per Tarbuk, costretta a duellare con Lucila Stettler, c'è un intervento falloso a 9 metri. Ha bisogno di questa fisicità che abbiamo visto Salerno in difesa, perché 2-1 contro 1 troppo facilmente subiti prima. Il tiro di Eco abbastanza centrale, nessun problema per Pereira, che riesce a neutralizzare entrambi i portieri, seppure con grado di difficoltà diverso, sono entrati in partita. E soprattutto da Pinto Pereira ci aspettavamo un cambio. Gran gol di Ilaria Dalla Costa, che sblocca il risultato finalmente dopo 3 minuti e 50 di studio e anche di nervosismo forse, perché la posta in palio è altissima per entrambe le squadre. Match point, lo ricordiamo, per Eric, costretta a vincere invece Salerno per rapportare questa serie di finale a gara 3. Nel frattempo che Ilaria Dalla Costa entri così in partita è un'ottima notizia per Salerno. Era partita bene anche mercoledì con un gol al primo tiro, deve sicuramente cambiare il trend. Ilaria Dalla Costa che tira con 3 su 11 non può essere una buona notizia per Salerno, ma è una giocatrice abituata a prendersi responsabilità, a prendersi tiri, non molla e sicuramente vorrà far bene oggi. Un croce rovesciato per Storosuk, che subisce un colpo, ci sarà un fallo. 9 metri. Sono 116 le realizzazioni di Ilaria Dalla Costa tra regular season e playoff. Sbaglia ancora Erice con la palla che finisce al lato. Errore alla conclusione di Karima Eko, che sta facendo fatica invece a sbloccare il proprio tabellino personale. Occhio però a questo attacco di Salerno, intanto sul contropunto prova ad accelerare la Iomi, il tentativo di Stettler, lo scarico in qualche modo per Napoletano che alza la parabola, parola che colpisce la traversa, Erice rallenta con Eko. Ottima la continuità di gioco, brava Lu Stettler che ha capito di non poter tirare e si è liberata della palla prima del fallo. Chiusura difensiva con l'intervento di una arcigna Lu Stettler, che per ora come novità soprattutto nello scacchiere difensivo sta dando forse quello che è mancato a Salerno in gara 1. Beh, acquisisce fisicità la difesa di Salerno, se puoi permetterti di utilizzare Lucio Spiziato come numero 5 in difesa. Storosuk, arriva Gurbaziova, temibile con la mano destra e con la mano sinistra. Buono questo tentativo di servizio, c'è un fallo su Eco. In generale comunque l'approccio difensivo soprattutto di Salerno è certamente quello di una squadra che sa di non avere chance. Tentativo di Eco, ancora un fallo. Ha bisogno di essere aggressiva, di essere profonda. Ha dato per 2 volte i 6 metri e non è andata bene per loro. E Pereira che si distende molto bene su questo tentativo di Karima Eko, che non sta tirando benissimo fino ad ora. 0 su 4 per la giocatrice franco-camerunese. Dall'altra parte però è la seconda palla che dopo un tiro resta nelle mani di Erice, e in una partita come questa che stenta a decollare per le siciliane può essere un buon segnale. Ci prova Gorbaziova che va a sbattere però contro il muro di maglie verde-blu di Salerno. La finta di Eko qui, gran penetrazione di Karima Eko sul cappello con questa rete bellissima. Karima Eko la stiamo rivedendo, Matteo, anzi no, è una bellissima finta di tiro, chiaramente anche se tira 0 su 4 massimo rispetto da parte di ogni difesa per Karima Eko, tutti ci cascano e lei mette la palla per terra e sul lato debole batte poi Pinto Pereira, giocatrice di 24 anni, nel 2017 ha vinto i campionati europei juniores con la maglia della Francia, nel 2021 il premio di miglior giovane del campionato francese, può andare dentro e sbaglia però la conclusione. Ramona Manojlovic che spara letteralmente addosso a Chiara Massona che era posizionata proprio su quel palo, può attaccare Gorbaziova, l'incrocio largo verso Storosuk, la penetrazione, anzi il tiro dalla distanza cercato da Storosuk, parato però da Pereira, Pinto che permette nuovamente a Salerno di accelerare sul fronte opposto, e allora si va con l'attacco di Lara Dalla Costa, la palla dentro per Lucila Stettler che si gira molto bene dalla linea dei 6 metri, rete con cui Salerno rimette il naso avanti. Questo può essere un motivo, perché Salerno è abituato a correre, Salerno piace correre e Ilaria Dalla Costa in posizione di centrale richiama attenzioni su di sé, brava Lu Stettler a scivolare dietro sulla linea dei 6 metri e a battere Chiara Massoni. Dovuto ricorrere a gara 3 la AC Lifestyle Erice nella serie di semifinale per eliminare le campionesse d'Italia uscenti del Brixen Südtirol
due partite sono bastate invece a Salerno per superare la concorrenza della Cassa Rurale Pontinia. 9 metri ancora con la circolazione di palla. Storoshuk prova ad andare dentro, il servizio cercato con il fallo. Dovrebbe esserci un tiro dai 7 metri, e sì, infatti, per questa irregolarità che abbiamo rivisto ai danni di Marianella Tarno, che ricomincia da dove aveva finito. Non riesce a trovare la via della rete, ma subisce il fallo da parte di Luis Stettler. Possibilità per Karishmeko, e possibilità proprio per l'Aci Life Stanerich per rimettere i conti in equilibrio. Eco contro Pereira, tra i fischi. Pereira tocca ma non riesce a parare. Due reti per Erice, due reti di Eco. Erice che sta facendo fatica in attacco, perché spesso e volentieri comincia dal palleggio, da fermo, non c'è una circolazione che muove la difesa di Salerno e quindi ha la capacità di intervenire più facilmente. Paiciova, Stettler, c'è la possibilità per Dalla Costa, spara sulla traversa in area Dalla Costa, ma non è ancora riconquistato dalla Ioni Salerno, che può riorganizzarsi. Dalla Costa in elevazione, un'altra chance dai 6 metri per Manojlovic, che sbaglia di nuovo però contro Masson. Il 2x2 può correre dall'altro lato. Karima e Cooper, il 2-0 di controparziale da parte della Cilai Stanerich, che si porta in vantaggio 3-2. Si rifà dell'errore difensivo Eco con questo gol in contropiede. Due errori invece dai 6 metri per Manojlovic. E due buone scelte, perché era già capitato nella partita di andata che Salerno ha trovato possibilità di tiro lì. Due buoni tiri per Ramona Manojlovic, due buonissime parate di Ciana Masson. Paiciova, pallone che viene lasciato poi a Manojlovic, il tiro dalla distanza cercato da Dalla Costa, l'intervento nuovamente di Masson, che è ben posizionata e non ha problemi ad addomesticare quel pallone. Servono altri tiri per impensierire Ciana Masson. Deve avere più pazienza Salerno, ha già dimostrato che può arrivare sui 6 metri, non deve accontentarsi del primo tiro che capita. Storoshuk, Eco, il palleggio di Storoshuk, larga la palla per Gorbaciova, Pereira che salva letteralmente la difesa di Salerno, in particolare Baiciova che aveva dormito in questo frangente. Non è riuscito il cambio con Rocio Spiziato e non ne approfitta neanche in questo momento Salerno di cambio del pallone per cambiare, quindi resta in difesa la giocatrice slovacca con la maglia numero 14. Si riparte nuovamente con il pallone in mano per la AC Lifestyle Erice, quando se ne sono andati 10 minuti e mezzo alla Pala Palumbo, che sarà, lo ricordiamo, eventualmente anche teatro di gara 3 del prossimo 16 maggio. Proseguono intanto serratissimi i playoff scudetto. Ieri sempre su Sky Sport Arena abbiamo assistito ad una pirotecnica gara 1 di finale maschile, con la vittoria della Raimon Sassari 34-32 contro la Sidea Group Fasano, squadre che si affronteranno in Puglia per gara 2 il prossimo 18 maggio, ancora in diretta su Sky alle 18:30. Eco con il gioco che è ripreso, e con Erice che attacca. Gorbaciova, la volante per Eco che non ci arriva, aveva letto comunque con anticipo le intenzioni della difesa avversaria. Ramona Manojlovic che sta facendo gran fatica ad entrare in partita dal punto di vista realizzativo, riceve ancora Manojlovic, torna su Baiciova, il palleggio della slovacca, l'uno contro uno, lascia il pallone sotto contatto però subisce fallo. Cambia quindi ora anche la seconda fase, perché il cambio di Baiciova permetteva Dalla Costa di portare palla al centro, di creare densità nella difesa di Erice al centro, data la sua pericolosità al tiro. Con Baiciova le cose cambiano, più solite per Salerno data la conformazione a cui sono abituato. 9 metri con il gioco fermo, inquadratura per il pubblico della Pala Palumbo. Francesco De Angelis in regia coordina la
squadra tecnica che ci sta raccontando da Salerno questa gara 2 di finale scudetto. 9 metri e Settler che fa ripartire l'azione. Baiciova intanto ha chiamato il gioco d'attacco organizzato per Salerno, con Settler che esce fuori e gioca d'appoggio e lascia Manojlovic. Nel frattempo arriva dalla costa del mezzo, il dialogo manca perché è chiusa la linea di passaggio verso Baiciova. Ancora il servizio dentro, Settler che si gira in qualche modo, la atterra Gorbaciova. Ottimo il movimento di Lustetler, ottimo il movimento in compattezza di Gorbaciova, perché si era aperta la difesa sul tentativo di passaggio di, dalla costa, e sul movimento di Stettler. Bene Erice in difesa. L'attrice di nazionalità estone Polina Gorbaciova, 83 reti in stagione tra regular season e playoff. Dalla distanza ci prova dalla costa, c'è ancora un intervento di Chiara Masson che va a lanciare immediatamente col contagiri per Tarbuk, che però non riesce ad acquantare la sfera e a controllarla, e poi cerca con una soluzione d'emergenza. Nessun problema per Pereira, sfondamento dall'altro lato, errori da un lato e dall'altro, ci pensa poi Eco ad abbassare i ritmi, a chiamare la calma. Abbiamo visto la scelta di Salerno di portare dalla costa al centro per mettere il tiro, ma se non c'è un vero uno contro uno, se non c'è la possibilità di chiamare l'aiuto, poi le due terzi difensori di Erice riescono a coprire e a gestire molto bene la collaborazione con Masson. Dall'altra parte forse Masson ha accelerato un po' troppo, perché il lancio per Marianela Tarbuk non era dei migliori. Schizziato ci ha provato, le è andata male con questo sfondamento. 3-2, sempre in vantaggio Maci Lifestyle Erice, risultato molto basso dopo 12 minuti e mezzo. Sì, soprattutto con Salerno che inizia ad avere un digiuno di reti lungo più di qualche minuto. Ecco, che riparte palleggiando, l'incrocio per Gorbaciova, il tiro con la mano sinistra che sorprende Pereira. Si allunga adesso il break di Erice, 3-0 per il 4-2 complessivo. Dalla costa col palleggio, intanto viene operato il cambio attacco difesa, rientra nella posizione di centrale Gorbaciova, chiamata fuori dalla costa, dentro Lauretti Matos. Prime rotazioni del match, inizia a riposare l'area dalla costa, in campo Siren Lauretti Matos che parte da centrale. Cambio di posizione con Baiciova, ancora Lauretti Matos, si muove dietro le linee difensive Baiciova. Risale ancora Manojlovic, niente da fare. Masson legge tutto con anticipo e ha annullato fino ad ora Manojlovic del tutto. 0 su 3 di Manojlovic, 1 su 7 in coppia di Manojlovic e dalla costa. Salerno deve approfittare dei momenti in cui la difesa di Erice si apre con le pressioni. Baiciova ha fatto un ottimo movimento senza palla, ma poi non è stata data continuità, e allora bisogna ritornare a questo tiro di Manojlovic, ed è troppo poco per pensare di impensierire Erice. 4-2 il risultato, è forte degli interventi di Masson. La formazione trapanese può costruire con calma, senza pressione, il tiro dalla distanza, la rete di pregevole fattura di Oko che pesca l'angolino alto dove nulla può Daniela Pereira. Dall'altro lato intanto prova a rispondere Salerno, l'attacco in uno contro uno di Manojlovic. Eko sta entrando in partita, comincia a diventare un problema. 4 tiri sbagliati in fila e poi 4 gol in fila per la giocatrice con la maglia numero 93. Due soluzioni simili negli ultimi possessi per Erice, andando a isolare Stettler con un incrocio, prima per Polina Gorbaciova, ora per Karishma Eko. Negli ultimi anni della Serie A1 non ricordo giocatrici che abbiano impattato così forte come Karishma Eko. La sua fisicità, la sua capacità di essere pericolosa sia al tiro da fuori, ma anche di sfruttare il tiro da fuori come un'arma, come un'esca, per tenere la difesa a sé, liberare per le compagne, liberare per se stessa. Oh, davvero ottimo l'impatto della giocatrice di Erice. Soroshuk per Tarbuk che esce fuori e poi si riposiziona sulla linea dopo aver appoggiato il pallone alle compagne. Attacca la linea dei terzini, il tiro di Soroshuk, palla che colpisce il palo, si salva Salerno che può provare ad accelerare dall'altra parte. La pressione di Erice però taglia i rifornimenti all'attacco salernitano. C'è un time out chiamato sulla panchina della IOMI Salerno, chiamato in modo particolare da Francesco Ancona. Possiamo andare con i nostri microfoni ad ascoltare le parole proprio di Ancona. Siamo solo
entra in aria, Sirial cambia di nuovo. Di nuovo come prima. Cambio sempre attacco e difesa con Roe. Dai ragazzi, forza! Andiamo, dai! Non tanto e non solo per le sole due reti segnate in un quarto d'ora, quanto per la capacità di trovare dei tiri. Sembrava aver trovato la chiave Salerno con il gol di Luis Stettler, con la palla di Ramona Manojlovic poi parata da Ciana Masson nella zona destra del proprio attacco. È stato un fuoco di paglia. Si ricomincia con il pallone in mano alla Iomi Salerno all'uscita dal time out. Dentro Bajcova, la penetrazione di uno contro uno, l'avevamo già detto in gara 1. Salerno ha certamente armi dalla linea dei 9 metri, armi che non stanno funzionando benissimo né in gara 1 né in questi primi 15 minuti, e deve in qualche modo variare. Questo uno contro uno di Bajcova può essere una soluzione. L'idea è chiara, perché posizionando il pivot in questa maniera Salerno vuole provare a separare i due terzi difensori, ad aprirli, ma c'è spazio non solo per tirare lì in mezzo o per giocare col pivot, anche per uno contro uno. E Vladimira Bajcova l'ha fatto molto bene, torna a segnare dopo l'uscita dalla time out la Iomi Salerno. Sbaglia questo attacco invece Eric, cambio di possesso, palla riconquistata, c'è la possibilità di accelerare per Manojlovic, poi dalla costa va a puntare nel mezzo, stacca sul primo passo, il tiro viene murato però dalla difesa dell'AC Lifestyle Eric. Il possesso rimane comunque in mano alla Iomi Salerno, che può ripartire dall'angolo del campo proprio vicino alla nostra postazione con il capitano Pino Napoletano, che va ad appoggiare su Bajcova per la costruzione d'attacco, che riparte con calma per Salerno. Fuori Stettler, l'appoggio con l'arrivo di Bajcova nel mezzo sul cambio di posizione con Dalla Costa, ancora Bajcova sul 1 contro 1, il passaggio però regalato a Pugliara, c'è comunque un fallo a 9 metri. La scelta ora di Salerno dopo la partenza, il classico incrocio centrale pivot, è quella di mettere Luis Stettler tra quinto e sesto difensore. Questo significa allargare ancora di più la difesa di Eric, era una cosa che aveva già pagato in gara 1. Vediamo quanto insisterà in questa scelta. Giro palla ancora con il tiro sporcato dal muro, l'ultimo tocco è di Ciara Masson, palla riconquistata dalla AC Lifestyle Eric. Ritorniamo al punto di partenza. Contro questa difesa, aprendola in questa maniera, si può creare molto di più di un tiro dai 9 metri da terzino destro contro mano. 17:21 sul timer della gara, 5-3 il risultato. E possibilità per Karimaiko di portarsi dalla linea dei 7 metri dopo questo attacco costruito dalla formazione siciliana. Potenziale più 3 in mano ad Erice, e c'è l'intervento di Pereira che riesce a parare. Secondo errore per la C-Lifestyle Erice dalla linea dei 7 metri, il primo dopo 4 reti consecutive di Karimaiko. Il punteggio resta basso e tutto sommato a Salerno va bene così, palla per portarsi sul meno 1. Dalla Costa, si muove Napoletano che si libera intanto dalla pressione di Pugliara e va a tagliare come doppio pivot. Uno contro uno, Stettler intanto si è riposizionata come ala sinistra, dunque c'è stato un cambio di posto, va dentro nuovamente Bajcova che per la seconda volta trova margine per superare il uno contro uno Gorbaciova. Ma l'aveva fatto molto bene prima, è mancato il timing nell'incrocio di l'area Dalla Costa. Vladimir Bajcova sta prendendo in mano la squadra. Tentativo di passaggio di Manojlovic per Napoletano, c'è un fallo per una difesa in area della AC Lifestyle Eric, arco tratteggiato dai 9 metri, si ricomincia da lì, si ricomincia da Luis Stettler con il pallone in mano. Manojlovic, Bajcova ancora in uno contro uno, il movimento dietro Gorbaciova di Stettler che voleva forse il pallone un attimo prima della compagna slovacca. Dalla Costa, buono questo passaggio per Stettler che poi alza la traiettoria e batte Masson. Ottima l'intuizione di Dalla Costa, molto ben giocata questa palla. È la stessa situazione che Salerno ha giocato praticamente finora, ma ribaltata iniziando sul lato destro. Errore di Polina Gorbaciova che va in dissuasione forte su Vladimira Bajcova, si dimentica che dietro di lei c'è
Lustetler che segna la seconda rete della sua partita. Capitano della nazionale Ilaria Dalla Costa, a Salerno dal gennaio 2017, 10 trofei di cui 4 scudetti con la maglia della formazione campana. La palla larga intanto per Eco, che trova spazio per incurearsi e colpire sul secondo palo. Ancora problemi su quel lato difensivo per Salerno, dove Erice sta entrando, sta affondando il colpo senza particolari problemi, almeno all'apparenza. Dalla Costa ribalta il lato per Napoletano, palla che finisce oltre la linea laterale. Brutta l'esecuzione di questo passaggio, la scelta poteva esserci, ma l'esecuzione è davvero fatta male da parte di Ilaria Dalla Costa. Erice, nonostante un periodo di quasi 5 minuti senza segnare, ha ora l'opportunità di ritornare sul più 3, che è stato il massimo vantaggio della partita. 6-4, intanto sta per scoccare il 20° minuto. Il palleggio di Polina Gorbaziova, ci si rifugia sempre nelle mani di Eco, che prova a sfruttare il suo strapotere fisico per andare alla conclusione nonostante il tentativo di opposizione della difesa avversaria. Tarvuk per ridare in là all'azione d'attacco della formazione siciliana. Ancora con l'incrocio per Gorbaziova, con calma Erice, accelera poi Storosuk che finisce a terra, fallo e ancora 9 metri. Tarvuk pronta a rimettere in gioco, anche se viene fermato il gioco proprio per asciugare il campo della Palapalumbo. Quando Erice non ha possibilità di trovare una conclusione pulita sull'inizio dell'attacco, sta facendo tanta fatica perché c'è pochissimo movimento delle giocatrici senza palla. Storosuk per Eco, sotto passivo, Eco improvvisamente accelera, poi stacca sul piede destro Polina Gorbaziova, che ha un braccio magico. È un tiro che le abbiamo già visto fare in gara 1. Tanta roba. Dentro per Settler, intanto il passaggio di Dalla Costa. Possiamo tornare su quel gol, se lo merita. E il salto sul piede falso gli permette di cambiare un po' i tempi di tiro. È mancato l'aiuto del muro sicuramente, ma poi l'ha messa sotto l'incrocio, non facile. 7-4, reiterato il massimo vantaggio dell'Aci Life in questa partita, 1-1 di Manojlovic. La palla per Rossomando, che la rigioca nel mezzo, non se l'è sentire andare alla conclusione la giovane mancina di Salerno, che si è vista pochissimo fino ad ora in questa partita, forse una delle prime palle toccate. Dentro Dalla Costa con caparbietà, il tiro quasi ad occhi chiusi parato da Masson, che neutralizza. Niente da fare per la Iomi Salerno, che dai 6 metri praticamente, ad eccezione di Gorbaziova e di Stettler su quel passaggio di Dalla Costa, è stata annullata completamente da Masson. La palla per Rossomando poteva essere buona, come dicevi tu è stata la sua prima ricezione, probabilmente non era così pronta. Qui c'è il lancio, intanto abbiamo visto da parte di Pereira, ha litigato con il pallone Erice con Tarbuk, anzi con Eco in modo particolare, che si era avventata sulla palla, è riuscita solamente a toccarla, poi in qualche modo comunque Salerno ha mantenuto il possesso della sfera. Sta ripiegando molto bene Erice e questo sta togliendo a Salerno anche la possibilità di trovare delle soluzioni facili. Dalla Costa, Manojlovic da centrale, Dalla Costa in elevazione, la palla dentro, Squissiato che riceve, ottima ricezione, gran parata però nuovamente di Masson, insuperabile. Forse ha trovato una chiave Salerno, perché Gorbaziova sta soffrendo la marcatura del pivot. Fallo in attacco, intanto palla riconquistata da Ramona Manojlovic con questo sfondamento ottenuto sull'attacco di Anna Storosuk. Seguiamo l'attacco in velocità di Salerno, il tiro ed il gol di Ilaria Dalla Costa, palla che colpisce la traversa e varca la linea di porta. Rete che al 23° riavvicina le due squadre, inquadrata proprio Ilaria Dalla Costa, rete del 7-5. Torna a segnare Ilaria Dalla Costa dopo 5 errori consecutivi, anche con un pizzico di fortuna perché questa palla è rimbalzata al punto giusto. Cambia sistema difensivo la Iomi Salerno, Vladimir Abajcova ritorna ad occuparsi di Karishma Eco. Dentro Antonella Coppola, da ex al Palapalumbo, 8 scudetti vinti a Salerno. Sfondamento ancora di Gorbaziova, con un po' di sufficienza questo attacco di Gorbaziova.
doveva andare dall'altro lato in questo uno contro uno. Passaggio di Baiciova per Lauretti Matos, alza il ritmo Salerno, dalla Costa, la palla per Manojlovic, le spinte intanto con Eco che va a prendere molto distante dalla zona tiro Ilara Dalla Costa, anche solo per far sentire la presenza fisica. Questa è la continuità che deve cercare Salerno, non deve accettare di subire fallo, muovere la palla ma soprattutto muoversi senza palla. Baiciova, il palleggio ancora da parte di Baiciova, il tiro incrociato finalmente Ramona Manojlovic. Si sblocca Ramona Manojlovic con uno dei suoi tiri preferiti in appoggio sulla testa del secondo difensore e credo che mentre Margherita Conte chiama time out Salerno abbia trovato la chiave e nella marcatura del pivot, soprattutto quando la palla è lontana, che Erice sta soffrendo in difesa. Mezzo 7-6 il punteggio, se questo è il ritmo, gol pochini questa sera, gol pochi, e questo fa sì che nonostante Salerno stia facendo tanta fatica resti comunque incollata alla partita. Dall'altra parte Erce sta facendo fatica perché ha trovato dei gol solamente con Eco e Gorbaziova e lo ha fatto solo in situazioni di facilità, inteso non come distanza del tiro o numero di difensori davanti, ma come capacità individuali. Il tiro preferito di Gorbaciova, i tiri preferiti di Eco. Soroshuk, il tentativo di passaggio, pallone che arriva a Pugliara, le sbatte addosso di fatto dopo la deviazione. Soroshuk così così questa sera. Non ha ancora segnato, aggiunge due palle perse e un paio di passaggi imprecisi. La scelta di Erice in uscita dal timeout contro la 5-1 di Salerno corretta e mancata l'esecuzione tecnica. Intervento falloso intanto ai danni di Ilara Dalla Costa. Salerno però sta tornando pian piano, con pazienza, senza perdere la lucidità, a mettere pressione all'avversario. Palla del possibile pari adesso quando mancano 4 minuti e mezzo all'intervallo. Baiciova nuovamente Dalla Costa, lo scarico largo, buono il ritmo del passaggio ed il gol di Lauretti Matos con una buona intuizione sull'assist di Lara Dalla Costa che ha ribaltato il lato del giropalla e ha dettato il ritmo del passaggio. Seguiamo intanto però questa azione d'attacco cercata da Erice, Salerno che riesce ad interrompere l'azione offensiva. Molto bene Siria Lauretti, questa volta a differenza di Rossomando con coraggio, la palla era in ritmo, lei non era prontissima ma il tiro comunque se l'è preso, un piccolo contatto, ha trovato il fianco di Masson, ha pareggiato la partita. Soroshuk per Gorbaziova, la palla larga per il tiro cercato da Melina Cozzi che non c'entra lo specchio della porta, passaggio a vuoto per la C-Lifestyle Erice, prende coraggio intanto la Iovi Salerno che adesso può allungare il suo parziale e può portarsi in vantaggio. Ancora una volta sembra chiara la scelta di Salerno in difesa, togliamo dal gioco e costringiamo Erice ad andare a giocare all'esterno, sia Pugliara che Cozzi non hanno ancora risposto presente. Manojlovic la va a prendere, Soroshuk sugli 11 metri, si riparte dai 9, Manojlovic ancora, nuovamente Dalla Costa, arriva centralmente Baiciova, il giro di schiena per allontanarsi da Soroshuk, nuovamente Baiciova, l'attacco della Slovacca, buono il passaggio per Lauretti Matos che perde però il possesso della sfera, c'è cioè il fischio dell'arbitro per un intervento falloso da parte di Beatrice Pugliara. Si ricomincia da lì, dai 9 metri, e dal pallone ancora in mano a Salerno. E intanto sono 3 i minuti che mancano al termine del primo tempo. Ilara Dalla Costa dai 9 a due mani, Ciara Masson.
il possibile tiro di Lauretti, l'errore di Dalla Costa. Quando Salerno muove la palla e provoca le uscite difensive di Erice, quando invece la palla non si muove. Gran palla recuperata qui da Baigiova, che può andare in contropiede per il più uno, il tiro, ed eccolo qua, il gol del vantaggio in contropiede Vladimir Baigiova per portare avanti la Iomi Salerno. 8-7 quando mancano 2:20 alla pausa. 4-0 di parziale da parte di Salerno. Da 4-7 a 8-7, a cavallo peraltro del timeout di Erice. Sicuramente la scelta di Martareco ha inciso su un attacco di Erice che comunque non era così efficace. Dall'altra parte Salerno ha trovato delle buone soluzioni. Soroshuk si appoggia su Basolu, che intanto è neo entrata in posizione di ala sinistra. Ancora Eco, le sue finte, la palla dentro, fantastica per Coppola, che riesce poi in qualche modo a spingerla in fondo al sacco. Super assist di Kadima Eco. E siamo già dall'altro lato. Manojlovic, scavalcamento, va via la marcatura, il tiro parato da Masson, ma questa volta c'è un fallo e c'è anche un 2 minuti per Polina Gorbaziova. Superiorità numerica per la prima volta nel corso della partita in favore della Iomi Salerno. Ecco, arriva ora anche la seconda fase per Salerno con Ramona Manojlovic che si prende il centro, punta uno contro uno Terenziani, la supera e poi trova il fallo. Manojlovic per il nuovo potenziale vantaggio, alto per la conclusione del 9-8, 1:30 alla fine della prima frazione. Qui rivediamo il gol da parte di Ramona Manojlovic, stata la migliore marcatrice in regular season e lo è ancora nel corso della stagione complessivamente della Iomi Salerno. 143 gol per la classe 2002, sorella di Cristian Manojlovic, classe 2005. Abbiamo visto all'opera con la maglia della nazionale maschile seniores, che il prossimo anno vestirà la maglia della Raimon Sassari. Palla recuperata da Salerno, Baigiova può correre con il piede destro, il gol è proprio nel finale di tempo. Salerno sta prendendo coraggio, 10-8 più 2 con 50 secondi da giocare. Non ha bisogno neanche di giocare la superiorità numerica posizionale. Salerno recupera questa palla e ancora Baigiova in contropiede. Ancora una palla recuperata, c'è un fallo però. Sicuramente l'intervallo di Conte dovrà essere improntato a risolvere questo cortocircuito legato alla marcatura di Eco. E poi si sente la pressione sulle spalle quando parte dai 9 metri, perché ovviamente è la giocatrice più cercata. E aggiungo un pezzo, ci sono 20 secondi di scarto a cavallo dei tempi di superiorità e inferiorità numerica. Non facile da gestire, non è tantissimo tempo, ma è del tempo. Si alza il volume del Palapalumbo su questo attacco di Salerno. 5 secondi dalla fine del primo tempo, il passaggio di Lauretti Matos. E finisce la prima frazione di gioco, Salerno che non riesce dunque a costruire un ultimo tiro con un ultimo possesso non gestito nel migliore dei modi. Non c'era tantissimo tempo, probabilmente nella confusione non si sono neanche accorte che mancava poco, ma era stata brava nel primo momento Antonella Coppola a ritardare il passaggio per Sire Lauretti. Finisce 10-8 il primo tempo. Più due in favore della Iomi Salerno, che ha saputo soffrire, ha saputo incassare, ha saputo girare l'andamento della partita. Ancora al Palapalumbo, tra poco la ripresa di questa gara 2 di finale scudetto della Serie 1 femminile di pallamano. Tra poco.
scemo proprio. Fra, entro io e poi do la palla a Marcello. Di nuovo in diretta dal Palapalumbo di Salerno, 10-8 all'intervallo di gara 2 di finale scudetto tra la Yomi Salerno e l'AC Lifestyle Erice. Salerno che ha un'unica chance per allungare la serie a gara 3 dopo la sconfitta di gara 1, deve vincere questa sera con un pari o con una vittoria. Erice invece si laureerebbe per la prima volta nella sua storia campione d'Italia. Adesso andiamo in postazione bordo campo perché Marcello Festa è in compagnia del CT della Nazionale Azzurra Femminile, Beppe Tedesco. Sì, compagnia di Beppe Tedesco, direttore tecnico della squadra nazionale femminile. Beppe, è stata una partita caratterizzata fino a questo momento da molti errori. Il pallone pesa tantissimo, oltre ad essere anche un tantino scivoloso considerata la temperatura. Ah, personalmente però mi è piaciuta moltissimo, al di là degli errori, perché c'è stato un ritmo straordinario, due squadre che non hanno lesinato un briciolo di sudore su questa partita, due grandi portieri che hanno determinato molto del risultato. Io penso che questa sia una pallamano di alto livello, al di là di qualche errore che è determinato soprattutto dal pubblico, dal clima che c'è qua dentro e dal caldo che c'è in questa palestra. Assolutamente sì, ecco, da questo punto di vista, come tu sottolineavi, la ricerca costante della velocità da una parte e dall'altra è autentica manna per la tua squadra nazionale. Beh, questa è una pallamano molto moderna, al di là di qualche errore che ci può stare, ma è veramente una pallamano divertente, che porta tensione, che porta emozione, e penso che questo sia quello che si vuole vedere sia in tribuna che a casa. Ecco, cosa ha detto questo primo tempo? Il primo tempo ha detto che Salerno è in gara. Salerno sta usando tante giocatrici, un po' di più della prima di andata, il ritmo è più alto, nonostante una grandissima Masson è riuscita ad entrare in partita, è una bellissima finale, è questo che ci aspettavamo, non ci aspettavamo un secondo tempo come quello di Erice, questa è una grande finale, vediamo... La finale più giusta secondo te che hai avuto modo di osservare l'intero campionato? Ma sicuramente ci sono stati dei momenti del campionato in cui Pontini ha fatto molto bene, ma poi è calata per problemi di infortuni, e Bressanone è sempre stata lì, tanto è vero che ha parlato la terza Erice. Tre o quattro squadre di alto livello ormai in Italia. Grazie Beppe Tedesco, e dunque squadre che stanno facendo il loro ingresso in campo, apprestiamoci a vivere 30 minuti di altissima intensità. Salerno per il momento in vantaggio di 2, partita comunque ancora tutta da giocare. Linea Matteo Aldamonte. Da qui si riparte, adesso diamo la linea alla regia e poi torniamo per raccontarvi il secondo tempo di gara 2 di finale scudetto Salerno-Erice.
Di nuovo in diretta, tutto pronto per il secondo tempo di gara 2 di finale scudetto della Serie 1 femminile di pallamano. Si affrontano da un lato le padrone di casa della Yomi Salerno, dall'altra le siciliane della AC Lifestyle Erice, che sono avanti in vantaggio nella serie di finale. Hanno vinto gara 1 giocata mercoledì scorso 29-23. Quel risultato è ciò che più di qualunque altra cosa sta influenzando questa gara 2, da un lato perché Erice con una vittoria, con un pareggio, conquisterebbe il primo scudetto della sua storia, dall'altra perché Salerno invece 8 volte campione d'Italia non ha alcuna voglia di mollare e con un successo porterebbe la serie a gara 3, eventualmente martedì sera, ancora qui, ancora alla Pala Palumbo. Abbiamo visto una partita, Sergio, dai due volti se vogliamo, perché Salerno ha vissuto un momento di grande crisi, tra virgolette, poi ha saputo uscirne, e al tempo stesso anche Erice ha vissuto un momento di grande euforia e poi ha incassato il break di Salerno. Erice con solo due reti segnate, ne trova ora una con Valentina Terenziani, anche con un colpo di fortuna. Sta soffrendo tanto in attacco, ha sicuramente pagato da parte di Francesco Ancona la scelta di marcare a uomo Karishma Eko. Dall'altra parte Erice deve migliorare la prestazione offensiva e continuare ad avere questa pazienza in difesa. Terenziani dunque la novità di questo secondo tempo della AC Lifestyle Erice, anche come terzo difensore lì nel mezzo, almeno per il momento. Primo tiro della partita per Giulia Rossomando, ha avuto sicuramente un angolo migliore, anche più coraggio del primo tempo, e ha tirato fuori un gran gol. Gol pesantissimo, è la sesta marcatrice diversa di Salerno, e questo è un fattore perché non sono sei marcatrici diversi con 30 reti segnate, ma sono con 11, e riuscire a non dare punti di riferimento, come invece è successo a Erice con Eko, può essere un vantaggio. Peraltro fanno 100 tondi tondi per questa ragazza del 2004, 100 reti in stagione tra regular season e playoff. L'intervento falloso ai danni di Eko, con la chiusura difensiva della premiata ditta, squiziato Lauretti Matos, si riparte dai 9 metri, nuovamente palla in mano ad Erice, inquadratura proprio per... intanto Storosciuk, l'inquadratura era per Karima Eko, ma nel frattempo Anna Storosciuk sblocca il suo tabellino personale. Dopo tre errori, una rete importantissima, anche la giocatrice di Erice con la maglia numero 81 entra nel tabellino dei marcatrici. Ilana Dalla Costa inquadrata nel giro palla da parte della Yomi Salerno, 11-10 il risultato, sempre in favore della formazione campana. L'incrocio fuori con Squiziato, che gioca d'appoggio e si riposiziona sulla linea. L'attacco portato avanti da Baiciova, che prova con lo scavalcamento, nuovamente il dialogo con Dalla Costa, serrati i ranghi però nella difesa di Erice, con l'uno contro uno di Baiciova, ancora la palla larga nell'angolo verso Lauretti Matos, sotto passivo, si gira molto bene qui Lauretti Matos, tiro dai 7 metri, tirato fuori in una situazione in cui Salerno appariva in un vicolo cieco. Tutta la grinta di Siriel Lauretti Matos, perché Salerno stava finendo i passaggi e aveva anche finito le idee con questa scalata in area Dalla Costa, e invece ha tirato fuori un 7 metri pesantissimo Siriel Lauretti Matos. Dentro Martina Iacobello, cambio tra i pali per la AC Lifestyle Erice, è un ex di questa partita, ha vestito la maglia di Salerno. Martina Iacobello contro Ramona Manojlovic, che non sbaglia, rete di Manojlovic, più due Salerno ancora. Storosciuk che organizza l'azione d'attacco, c'è sempre Terenziani dentro, fuori Gorbaziova, che è in posizione di ala, quindi in questo momento sta rinunciando ad un'ala pura di ruolo Margherita Conte. È un adattamento offensivo che non avevamo visto in gara 1. Questo permette a Conte di avere un terzino in più contro la 5+1 su Eko. Errore al tiro intanto di Anna Storosciuk. Ricordiamo che Erice fa a meno anche di Savica Mirkic, che era stata in regular season la sua migliore realizzatrice con 106 reti. L'avevamo vista assoluta protagonista anche in Coppa Italia, il primo trofeo nella storia del club trapanese, la società nata nel 2019, una rapidissima scalata, arrivata alla vittoria della Coppa Italia nel febbraio scorso, vincendo in finale contro il Brix Südtirol. Dall'altro lato invece Salerno, una delle realtà di maggiore tradizione della pallamano italiana in assoluto. L'errore al tiro
intanto su questo attacco di Salerno, e Massone può far ripartire l'azione offensiva in velocità da parte di Erice. Storosciuk, la palla per Terenziani che incrocia la conclusione, palla che finisce sul palo, poi però Lauretti Matos è finita all'interno dell'area dei 6 metri e dunque possesso che rimane ad Erice. Lo scenario che vuole creare Salerno in attacco è chiaro, il pivot posizionato tra il quarto e il quinto difensore, fra il secondo e il terzo per aprirle, ora ci vuole l'esecuzione tecnica per la squadra campana. Ecco Subajcova che si è staccata ancora dalla linea difensiva, la palla verso Storosciuk, è molto lento il passaggio, Storosciuk deve cercare un'iniziativa personale, ci mette le mani però la difesa di Salerno, ancora un 9 metri a beneficio di Erice. Gorbaciova con l'uno contro uno, il tentativo di Gorbaciova, poi Basolu che raccoglie la ribattuta, va a sbattere però contro il muro formato da Giulia Rossomando e da Ramona Manojlovic. Storosciuk praticamente da fermo, continuano i problemi in attacco nella continuità di gioco, nella costruzione di gioco di Erice. Soprattutto in questo caso pecca di pazienza Erice, perché Pinto Pereira aveva appena parato il tiro, quindi si poteva ricominciare l'azione con calma. Basolo ha provato l'attacco, Storosciuk ha provato l'attacco, nonostante Salerno sia in 5 sulla linea riesce a gestire facilmente tutto. Vai Cioba, arriva Manojlovic sul consueto cambio di posto, la finta di Bajcova che crea la superiorità numerica molto bene, poi non sbaglia Giulia Rossomando per il massimo vantaggio da parte della Iomi Salerno nel corso della partita, 13-10 al quasi 36esimo minuto di gioco. Vladimira Bajcova, insisto, ha ripreso in mano la squadra intorno al 20esimo, non solo con le reti, anche creando dei vantaggi per le altre, e Giulia Rossomando prende fiducia. Esperienza anche nelle coppe europee con la maglia dello Juventa Michalovce, formazione slovacca, una delle realtà certamente più note della pallamano slovacca a livello internazionale. Ancora un errore di Storosciuk che si sta intestardendo nelle iniziative personali solitarie che però non stanno portando a nulla, perché Salerno sta leggendo tutto con grande anticipo. Praticamente su 8 possessi di Erice in questo secondo tempo, 6 sono stati nelle mani di Storosciuk, ma il bottino è di una sola rete e questo è il risultato. Attacco interessante per Salerno. Vai Cioba, la pallone per Dana Costa, poi Bajcova con lo scavalcamento, ancora una volta capace di mettere in crisi la difesa avversaria Vladimira Bajcova. Salerno ha individuato in Valentina Terenziani in questo momento il difensore debole da attaccare, ci mette anche il pivot vicino in modo tale che dovesse Gorbaciova aiutare, c'è possibilità per il pivot, è mancata questa volta l'ultimo passo a Vladimira Bajcova. Sempre in scavalcamento, sempre con la finta verso sinistra. Sì, diciamo che nel suo playbook, nel suo scouting report, questa è la sua finta preferita. Invece è molto brava, e l'abbiamo visto fare prima con Giulia Rossomando, ad andare sul lato forte quando finta di andare sul, appunto, con lo scavalcamento sul lato debole, e poi si aiuta col palleggio. Intanto, seppure non inquadrata, ho colto la richiesta di sostituzione da parte di Storosciuk. È entrata Valentina Landri con la maglia numero 33, altra ex illustre di questa partita, ha vinto tutto con la maglia di Salerno. Bajcova verso sinistra per scaricare su Lauretti Matos, seguiamo l'attacco di Salerno perché è un attacco importante, nel potenziale più 4 sarebbe il massimo vantaggio ulteriore. Il tiro di Dalla Costa, massimo vantaggio che arriva con una rete spettacolare di Ilaria Dalla Costa, non poteva fare altro che tirare perché i passaggi erano finiti e quindi si è inventata questa grande, ma io non so tirare così, gran gol. 9 metri dopo questa irregolarità ai danni di Karima Eko. Landri, Terenziani, c'è Gorbaciova che ha spazio per il tiro, questa volta se la dimentica completamente la difesa di Salerno con Lauretti Matos. Salerno vuole correre, Dalla Costa fa la giocata sotto contatto per Bajcova, Manojlovic, c'è spazio per Rossomando, questa volta riesce a parare, il primo errore al tiro per Giulia Rossomando sull'intervento di Massoni. Esagerato l'aiuto di Silvia Basolu sulla penetrazione di Manojlovic, che è brava a riconoscerlo e a scalare la palla per Rossomando, questa volta sbaglia sullo stesso tipo di tiro precedente. 9 metri,
in favore di Salerno con il gioco che è stato fermato. E qui rivediamo la parte finale dell'azione con la caduta a terra di Rossio Squiziato, pivot della nazionale italiana. Sugli spalti abbiamo intravisto anche, e lo abbiamo ascoltato poi nel corso dell'intervallo, il tecnico della nazionale femminile, coach Beppe Tedesco. A proposito di pivot, non abbiamo più visto in campo Marianela Tarbuk, sostituita a metà tempo da Antonella Coppola, non è ancora rientrata. Dalla Costa, il palleggio di Squiziato che va in uno contro uno nello spazio, ancora Manojlovic, Dalla Costa, l'invito per Rossomando che rigioca il pallone, non se la sente di prendersi la conclusione, largo il servizio per la conclusione invece vincente di Lauretti Matos. Questa soluzione del ribaltamento del giropalla di Salerno per servire le ali sta dando i frutti sperati, è già il secondo gol, intanto sfondamento conquistato, la riconquista ancora Salerno, c'è il lancio per Baiciova, a tu per tu con Masson che va a parare la ribattuta, però e arriva la doppia parata di Ciara Masson, doppio intervento stratosferico di Masson, e si carica e chiede aiuto al pubblico, ai tifosi venuti dalla Sicilia, perché poteva essere il gol del più 5, poteva essere un gol che quando si avvicina il cronometro al 40esimo poteva indirizzare la partita. E invece con una prodezza del suo estremo difensore la AC Lifestyle Eric ha la possibilità di attaccare per il meno 3, qui Corbaziova punita dal fischio dell'arbitro perché si era liberata col giro di schiena di Lauretti Matos, secondo gli arbitri ci sono gli estremi per un fallo, completamente dimenticata nel cuore della difesa Marianela Tarbuk, che arriva il passaggio con astuzia, questa giocata di ieri c'è per il meno 3. E nei momenti di difficoltà hai bisogno anche di queste piccole giocate, di affidarti a queste cose qui. Marianela Tarbuk ritorna in campo e mette la firma anche lei sulla sua partita. Baiciova, 15-12 il risultato, 40 minuti e mezzo. Manojlovic, il tiro sotto contatto, la spinge giù Valentina Landri. 2 minuti proprio per Landri, superiorità numerica per la seconda volta nella partita, gara sostanzialmente corretta. E qui la spinta di Valentina Landri finisce a terra. Più 3 con 2 minuti di superiorità. Una superiorità importante, prima Salerno praticamente non è riuscito a giocarla tra il contropiede di Baiciova, quegli ultimi 10 secondi in cui Eric ci aveva ben difeso, e poi l'inizio del secondo tempo gestito con la palla in mano. Quindi vediamo ora, dopo il parziale di fine primo tempo, se è in grado di trovare anche un altro mini parziale. Dalla Costa, Baiciova larga la palla per Rossomando che si prende il tiro, sbaglia però la conclusione, solo l'illusione del gol per questo tiro che colpisce l'esterno della rete, si salva Erice, marcatura uomo su Eco, non gioca con l'extra player Erice, quindi accetta non solo la marcatura uomo ma anche di lasciare una giocatrice in meno. Basolu che supera Rossomando, riesce a parare però Pereira, Salerno preferisce andare di là senza accelerare eccessivamente perché ha la superiorità numerica e ha la possibilità di costruire adesso con ordine questa azione. Baiciova da centrale, si muove intanto là dietro Squiziato, il pallone nell'angolo verso Lauretti Matos, ancora Baiciova, Manojlovic a destra di nuovo, si sposta bene però la difesa della C Lifestyle Erice che riesce a chiudere, ancora 9 metri dalla Costa che riceve, stacca lei sul primo passo, spiazzata Masson. Non è la soluzione di una squadra di superiorità numerica, ma chi fa gol ha sempre ragione. Non è il miglior tiro possibile, ma è un tiro in ritmo, in un intervallo aperto tra due difensori, quindi alla fine ci sta, soprattutto ha giocato sulla lettura di Masson che aveva anticipato la parata in maniera esagerata e ha chiuso sul primo palo. Più 4, 16-12, si sbraccia intanto proprio vicino alla nostra postazione Francesco Ancona, il tecnico della Yomi Salerno, arrivato in corso di stagione sulla panchina salernitana, vittoria della Supercoppa il 23 dicembre scorso. Occhio a questo
tentativo al tiro di Lauretti Matos, c'è la parata però di Cernamasson. Meno tre possibile adesso per Eric. E rientra Nastorozuk, ha sfruttato fino all'ultimo la superiorità numerica, ha costruito un buon tiro con Lauretti Matos, è mancata la realizzazione, ora rientra Storozuk e si ritorna in parità numerica. Basol sempre fuori dal vivo dell'azione, Eco, l'incrocio per liberare Gorbaziova, la penetrazione di Polina Gorbaziova, per quello che questa giocatrice è in grado di dare a Erice, forse anche fin troppo sacrificata come alla destra. È il brutto di essere Mancini, mi viene da dire. Dall'altra parte ritengo corretta la scelta di Margherita Conte di aggiungere un terzino contro la marcatura uomo. Ecco, con tutto il rispetto per Pugliara, se ci fosse stato Pugliara probabilmente non avremmo visto questa azione. Palla recuperata sempre da Gorbaziova, grande lettura difensiva, va a correre Bajciova, ma Gorbaziova con una grande azione, poi una grande lettura non solo difensiva ma anche sulla corrente Bajciova, trova lo scavalcamento e come una ballerina della scala va a realizzare con estrema grazia la palla del meno 2, 16-14. Due gol in fila, molto ben letta il segnale di passaggio di Vladimira Bajciova, palla intercettata. Meno 2 e il time out chiamato sulla panchina della Iomi Salerno da parte del tecnico Francesco Ancona su questo mini parziale, su questo tentativo di rientro della AC Lifestyle Erice. Time out. Gorbaciova qua, Liva, la doppia, tutti quanti insieme. Nessuno tanto, cerchiamo di allargare più il gioco. Dobbiamo cercare di arrivare lanciati dalla gente. Non ti sente? Back, back, down. Ok, va bene. E con calma, senza fretta, che proviamo a fare. Sì, un attimo, non pensare. Vediamo cosa non si fa. Ok, va bene, con calma, lungo. Sono morto. Un minuto dopo di dai. Sì, sì. Andiamo, non è finita, ragazza. Un, due, tre, ragazzi. Momenti è mancata solo nell'esecuzione, solo nel tiro, ha bisogno di continuare a tenere alta e con grande frequenza la circolazione di palla e magari provare a prendere qualche tiro in più in penetrazione, cercando tiri nell'intervallo come quello di Dalla Costa rispetto alle ali. Cambia difesa Erice in uscita dal timeout, 5-1 con Anastorozuk come centravanti. Intanto rientra Pina Napoletano nella posizione di ala sinistra per la Iomi Salerno. Palla dentro per Salerno che perde però questo possesso. Gorbaziova può andare nuovamente in contropiede, sale in cattedra Polina Gorbaziova e trova la rete del 16-15, meno 3, qui rivediamo la sua conclusione vincente. Un quarto d'ora alla fine della partita e il break di Erice, nonostante il time out di Francesco Ancona, arriva puntuale, tutto praticamente da rifare. Tre gol in fila di Polina Gorbaziova, 3-0 di parziale di Erice. Ha almeno per ora funzionato il cambio difensivo. Beatrice giovanissima, appena 21 anni per questa ragazza estone. Nel frattempo Bajciova che batte un colpo per svegliare la sua squadra, per svegliare Salerno. Ultimo quarto d'ora infuocato, si decide qui il futuro della serie. Come non detto Matteo, grave errore di Storozuk e dietro di Tarbuk, facile penetrazione di Vladimira Bajciova. Gorbaziova, la finta di Terenziani, molto brava ad andare dentro, poi sbaglia però la conclusione, c'è la parata di Pereira, era riuscita con una finta a liberarsi delle attenzioni della difesa avversaria, è arrivata lenta al tiro, ha lamentato anche un tocco della difesa avversaria. Ovviamente tutto si gioca adesso sul filo dei dettagli, sul filo del singolo attacco, sul filo del singolo possesso, del singolo episodio. Più due Salerno, 17-15, attacca Manojlovic che riesce ad evitare il muro e a trovare questo gol importantissimo per la Iomi Salerno. È dolorante però Ramona Manojlovic, rivediamo la sua conclusione, credo solamente un crampo però, rivediamo ancora il tiro e poi la smorfia di dolore.
infatti sembrano solo crampi nel momento dell'atterraggio, il muscolo gli ha restituito la contrazione. Bella la giocata di Ramona Manojlovic, che è stata in grado di portare giù Anna Storjuk e poi continuare l'attacco col palleggio. Deve mettere a posto questa 5-1 però Erice, perché se il pivot diventa così calamita di Marianela Tarbuk, il centro si apre. Abbiamo visto inquadrato poco fa Francesco Ancona, ha già assaporato il gusto dello scudetto in tre occasioni con la Junior Fasano, squadra di cui è stato prima giocatore, poi allenatore, la squadra della sua città, la prima esperienza fuori casa in uno dei club più titolati nella storia della pallamano italiana qui a Salerno. Intanto Manojlovic ha dovuto lasciare il campo. Rientra in area dalla Costa, che aveva approfittato di qualche minuto di riposo con l'ingresso di Pina Napoletano, che aveva spostato Siria Lauretti Matos in posizione di terzino destro, e ora va fuori Ramona Manojlovic. Non cambia però la difesa di Salerno, sempre in 5-1. Circolazione di palla con Gorbaziova. Cozzi, Storosuk cede proprio a Cozzi, tiro tra le gambe di Pereira, rete importante anche per Erice, per rimanere aggrappata con le unghie e coi denti alle avversarie. 18-16 il risultato. Sbaglia la lettura Daniela Pinto Pereira, perché il braccio di Cozzi era davvero basso, non vedevo altro tiro che quello. Poi noi siamo in linea perfetta rispetto allo stacco di Milena Cozzi, e quindi Melina Cozzi, perdonami, e quindi gol del meno 2 per Erice. Palla in mano a Salerno, sempre senza Manojlovic. Vaiciova, tentativo di passaggio un po' rischioso, c'è comunque una spinta ai danni della Slovacca, 9 metri, premiata dagli arbitri Vladimira Vaiciova. Si ripartirà con il pallone, qui rivediamo intanto il tentativo di asse, questa palla che si era spenta nelle mani di Ciana Masson, che era già pronta a lanciare il contropiede trapanese. È ritornata in 6-0 Erice in questa azione contro i due pivot di Salerno. Gioco passivo, credo siano tre i passaggi a disposizione per Salerno. Gli arbitri fanno un gesto con la mano con due, quindi mi correggo, sono due i passaggi a disposizione della squadra di casa. Sui quattro complessivi, che lo ricordiamo compongono il gioco passivo segnalato degli arbitri con il braccio alzato. Si sbraccia intanto in panchina Francesco Ancona. Dalla Costa il tiro, e c'è il gol di Ilara Dalla Costa, che toglie le castagne dal fuoco su questo attacco difficile di Salerno, che si era complicato ovviamente sulla segnalazione di gioco passivo. Intanto Erice con Storosuk, che va in elevazione, commette però un fallo in attacco, i passi della giocatrice ucraina, e cambio di possesso, momento positivo per Salerno. Invece continua il momento no di Anna Storosuk, con la quarta palla persa della sua partita. Non è mai riuscita realmente a diventare una protagonista di questa gara, forse anche della serie in generale, perché anche in gara 1 non aveva brillato. Dalla Costa cerca lo scavalcamento, perde però il possesso della sfera, corre dall'altro lato Storosuk, che si guarda attorno, trova Eco, che va alla conclusione, para Pereira, che colpisce, che con l'aiuto del palo riesce a deviare in maniera provvidenziale quel pallone. Anche Eco, complice certamente la marcatura uomo, è un po' sparita dalla partita. È decisamente sparita dalla partita, e poi il braccio un po' si raffredda, è un tiro che altre volte le abbiamo visto realizzare. Ancora palla del più 4 per Salerno, e nel frattempo i minuti passano, sono 48 adesso sui 60 tiri di lancette complessive. Napoletano, il passaggio fuori misura però per Dalla Costa, deve ricominciare da zero Salerno. Baiciova prova l'attacco verso destra, trova una buona lettura per Lucila Stettler, tiro dai 7 metri nello stretto, ottimo, 2 contro 2 di Baiciova per Stettler. Abbiamo rivisto la parte finale dell'azione, Matteo, ottimo l'impatto di Lucila Stettler, praticamente poco utilizzata sia nella semifinale con Puntigna che mercoledì in gara 1, si è fatta trovare pronta partendo da titolare oggi, ottima la ricezione sull'attacco di Baiciova, 7 metri procurato, che va tra le mani di Giulia Rossomando. Sempre contro Masson,
Rete spiazzata completamente la brasiliana. Massimo vantaggio di nuovo, 20-16. Masson ha scelto di aspettarla sulla linea, di sfidare una giocatrice piccola sulla linea. Ha tirato forte e anche preciso Rossomando. Time out chiamato sulla panchina della AC Lifestyle Erice sulla partita 20-16. Abbiamo gioco, non funziona quello. Vai, dai. Ehi, abbiamo gioco. Ora, possibile. Tutte le tre devono muoversi, se cade vai, l'altra deve venire largo, possibile guardare avanti alla Gattuso in campo laterale, avanti, ok, possibile continuare, giocare con vivo, block, vivo, tranquillo, around, ok, tranquillo, qua in difesa, chi torna velocità alla 14, ma legge troppo, quando viene un... La seconda deve prendere una palla. Scelta se provare a liberare Co, provare a rimetterlo nel gioco oppure accettarlo e giocare un 5 contro 5 con più spazio, magari tornando a sfruttare il mismatch fisico che Marianela Tarbuk può avere con alcune delle giocatrici di Salerno. Si rivede Gorbaziova intanto sulla linea dei terzini con Pugliara come alla destra. Palla larga per Cozzi che ha spazio per il tiro, ancora tra le gambe di Pereira. È un tiro che probabilmente Salerno come difesa sta concedendo, però forse aspettandosi l'intervento di Pereira. E in questo caso Rossomando ha esagerato un po' nell'aiuto e la palla è stata facile per Cozzi. Dall'altra parte Cozzi non ha una grandissima elevazione, quindi Pereira deve avere più pazienza e aspettare questo tiro. Per la seconda volta di fila non l'ha fatto. Meno 3, 20-17. Intanto Salerno che gestisce questo pallone. Dalla Costa si muove Paiciova, lontano dalla marcatura, Eco che va a chiudere su Manojlovic, risale Rossomando, dà continuità al gioco d'attacco Salerno, nonostante la pressione difensiva delle avversarie, poi Dalla Costa prova a risolverla con un tiro dalla distanza, controllato però, senza particolari problemi, da Chiara Masson che dà in là l'azione d'attacco, Gorbaziova in solitaria, la sua elevazione ancora una volta con il cambio di mano che avevamo visto in gara 1, inizia con la sinistra, poi finisce con la destra, stacco sul piede falso, il piede destro lo stesso del braccio di tiro, 2-0 di parziale Erice, 20-18. Ennesimo mini parziale di Erice che però non riesce a dare continuità e a riavvicinarsi veramente a Salerno. Settimo gol per Polina Gorbaziova, miglior marcatrice della partita, 5 su 5 nel secondo tempo. Baiciova, il tiro cercato da Manojlovic a sorpresa, palla che colpisce il palo, niente da fare nuovamente per Salerno. Erice può tornare adesso ad aggredire la difesa avversaria con Eco, la finta di passaggio, può questa volta lavorare in solitaria senza pressione difensiva, la franco camerunese che trova il gol del 20-19 alla sua maniera col palleggio, primo passo, primo palo, battuta Pereira. Aveva voglia di tirare Eco, non ne poteva più, messo il palleggio, ha sfruttato il blocco velo di Storozuk che ha impedito a Manojlovic di mettere le mani a muro e ha battuto sul primo palo Daniela Pinto Pereira. Erano 101 i gol di Karima Eco in questa stagione con la maglia della AC Lifestyle Erice prima di questa partita. Siamo al 51esimo, Baiciova lo scarico, raccoglie con una mano Dalla Costa che trova il secondo palo libero dalle attenzioni di Chiara Massone, dalle possibilità dell'estremo difensore brasiliano, arriva il gol del nuovo più 2, il tiro dall'altro lato cercato da Gorbaziova, la riconquista Salerno sulla parata di Pereira e poi è chiusa però nell'angolo e regala il pallone alle avversarie, Giulia Rossomando. Era stata brava Salerno questa volta a non concedere una seconda chance con una respinta e poi Giulia Rossomando si è trovata chiusa lì nell'angolo, non aveva via di uscita, aveva forse un passaggio più facile ma la palla è finita nelle mani di Beatrice Pugliar. Si è aggiunta anche un po' di tensione, un po' di ansia nella gestione di quel pallone anche perché i secondi correvano via, tentativo di passaggio, grande lettura difensiva però di Lustetler, quasi come se fosse in attacco, ha raccolto la palla come un pivot. È sempre facile per i pivot difendere sulle linee di passaggio perché sono abituati a mettere le mani su queste palle che vagano. Ottima partita di Lustetler oggi e sta pagando la scelta di Ancona
di non rinunciare a una tra Squizziato e Stettler, ma di averle quantomeno in difesa entrambe in campo. Meno di 8 minuti alla fine della partita, Salerno sul più 3 con questa iniziativa personale brillante di Ramona Manojlovic, che si butta nel cuore della difesa. 2-0 di controparziale. Gorbaziova prova con la finta e poi ad andare da Pugliana, c'è un fallo però a 9 metri, qui rivediamo il gol fatto anche di caparbietà da parte di Manojlovic. Ben giocato il 2 contro 2 da parte di Ramona Manojlovic. Storosuk fuori dall'azione, ecco marcatura uomo sempre di Bajcova. Pallone per Storosuk, l'uno contro uno, lo vince molto bene qui su Manojlovic, si butta nello spazio, è mancata la chiusura di Squizziato che fa impazzire letteralmente in panchina Francesco Ancona. Sappiamo che Ramona Manojlovic può essere un punto debole se puntata da parte della difesa, da parte dell'attacco di Erice, e quindi bene fa Storosuk ad utilizzarla anche per rimettersi in partita, e fa anche bene Ancona ad arrabbiarsi. E se n'è andato un altro minuto, più due Salerno, il bivio è quello che ci separa tra l'assegnazione dello scudetto e gara 3 di martedì prossimo. Ovviamente Salerno spinge, preme per questo ultimo scenario, Erice vorrebbe tanto tornarsene sull'aereo in Sicilia con la Coppa del Tricolore. E ricordiamo che Erice ha 2 risultati su 3 perché il pareggio premierebbe la squadra siciliana. Errore al tiro intanto per Salerno con Dalla Costa. Ovviamente anche questo fattore, quello del pareggio, inizia a diventare una faccenda di cui tenere conto con il tabellone della Palapalumbo che ci dice 6 minuti da giocare. Storosuk, Gorbaziova, arriva Eko, giro di schiena, trova tutto chiuso e trova soprattutto avanti a sé Bajcova. Ancora Gorbaziova in penetrazione, continuano i problemi nel cuore della difesa di Salerno, questa volta tra Squizziato e Dalla Costa con la prima delle due, che è al secondo errore però consecutivo. Troppo distante dalla compagna, c'è chiaramente più spazio quando si è in 5 sui 6 metri. Questa volta Gorbaziova è andata di forza più che di tecnica, e Squizziato poteva arrivarci anche perché ha il braccio facile per l'aiuto. Dalla Costa, Bajcova verso sinistra, lo scavalcamento, ancora un'ottima azione di Vladimira Bajcova tra primo e secondo difensore, lascia sul posto la sua diretta marcatrice Polina Gorbaziova. 23-21, Salerno che ritrova il più 2. La palla larga per Cozzi che si prende un tiro delicatissimo con un pallonetto fuori di testa, gran bel gol di Melina Cozzi, che coraggio. Eh sì, che coraggio, perché questa volta Pereira l'ha aspettata e invece lei ha anticipato il pallonetto, non ha dato il tempo al portiere portoghese di Salerno. 23-22, Salerno palla in mano, 4 minuti e mezzo da giocare. Dalla Costa, adesso il pallone scotta, Manojlovic viene fermata in maniera fallosa da Eko e da Cozzi. Segnalazione di passivo, Dalla Costa, spazio per il tiro, la conclusione viene toccata dal muro di Erice, c'è stato anche un fallo probabilmente ai danni di Ilara Dalla Costa che ha subito un colpo al viso da parte della difesa avversaria. Messo una pezza gigante Storosuk e Gorbaziova, perché Salerno ha battuto subito e le 5 difensori di Erice non erano pronte. Vediamo come si mette a posto su questo ultimo passaggio Erice, perché stava marcando a uomo. La palla sarà per, molto probabilmente per Ramona Manojlovic e non per Ilaria Dalla Costa, per questo tiro che può valere l'ennesimo più 2 per Salerno. Il più 2 che avrebbe il valore dell'oro per Salerno. Manojlovic stacca, la conclusione, palo, e al tempo stesso adesso il valore è inestimabile anche per questo possesso di Erice, che ha 4 minuti dalla fine, 4 spiccioli, potrebbe trovare la rete del pari. C'è già stata un paio di volte a meno 1 Erice, ma poi Salerno era stata brava subito a rimandarla indietro. Questa volta il tempo non è tantissimo, sono 4 minuti, la palla pesa. Vediamo
cosa sceglie di fare. Cosa sceglie di fare Erice, se andare a giocare per Karishma Iko o affidarsi come ha fatto finora agli uno contro uno delle altre. Storoshuk, Gorbaziova, attacco di importanza capitale. Storoshuk, ancora lo scavalcamento cercato da Gorbaziova, con un fallo la vanno a prendere, squiziato è dalla Costa, 9 metri di nuovo, sempre Gorbaziova che riceve. Storoshuk, Gorbaziova, il suo tiro, palla sul palo, la riconquista Salerno. A Pereira battuta, il pallone si spegne sul palo. L'ha giocata bene Erice questa palla, il tiro di Gorbaciova era con ritmo, è mancata un po' di precisione, la palla si è spenta sul palo, soprattutto la respinta è nelle mani di Vladimira Baiciova e quindi Salerno ha l'ennesima possibilità di allungare. Marcata uomo Baiciova adesso, da Pugliara, sul filo dei passi, questa palla di Dalla Costa che però adesso all'uno contro uno verso Storoshuk, abbastanza isolata, può andare dentro Manojlovic, c'è un fallo. Azione al limite. Erice deve riabituarsi a questa difesa perché ci sono tanti spazi, le giocatrici si fidano della loro capacità di vincere l'uno contro uno, ma qualora non sarà così c'è possibilità per Salerno di trovare soluzioni sulla continuità di gioco. Gara 3 in caso di vittoria della Yomi Salerno, scudetto ad Erice con una vittoria delle siciliane o anche con un pareggio, che in questo momento è uno scenario tutt'altro che distante. 23-22, un gol di vantaggio per Salerno, con entrambe le squadre che hanno sbagliato l'ultimo attacco in ordine temporale e hanno un time out, il terzo della loro partita a loro disposizione. Soprattutto Francesco Ancona potrebbe pensarci già in questa azione. Time out chiamato da entrambi gli allenatori in precedenza una volta ciascuno, ma ovviamente, lo ripetiamo, c'è la possibilità di chiamare l'ultimo minuto di sospensione. Sotto passivo intanto Salerno, Baiciova chiuse le linee di passaggio a sinistra, a questo punto bisogna tirare, ci prova Baiciova, non c'è fallo e intanto sta correndo in contropiede Antonella Coppola, non se ne vedono le compagne per la fortuna di Salerno perché era completamente sola la grande ex di questa sfida. 2 minuti alla fine e ancora però una palla che ha il peso specifico di una palla di cannone. Vediamo cosa fa Margherita Conte, si fida in questo caso delle sue, si lascia il time out per dopo o prova a pareggiarla e lasciare l'ultimo minuto con la palla che probabilmente finirà nelle mani di Salerno. Ecco, va dentro sui 6 metri, tiro dai 7 metri per questa irregolarità ai danni di Karima Ecco, che si libera con questo 1 contro 1 della marcatura avversaria. 2 minuti per Dalla Costa. Questa è la punizione pesante all'errore difensivo. Sono ancora una volta mancati gli aiuti nella difesa di Salerno, ma questo significa che la partita Salerno la terminerà con una giocatrice in meno e questa giocatrice sarà anche Ilaria Dalla Costa, quella che nonostante una serie di finale fin qui al tiro non memorabile è comunque una bocca da fuoco importante, soprattutto in una situazione come questa in cui Erice sta provando a togliere dal gioco Vladimira Baiciova. Tegola pesantissima per la Yomi Salerno con 1 minuto e 33 secondi da giocare. Peraltro è la prima sospensione ai danni di Salerno. Gorbaziova contro Pereira. Para Pereira! L'intervento di Pereira che poi abbraccia il pallone, lo tiene lì stretto con sé perché conosce alla perfezione la rilevanza di questa parata. Erice 1 su 4 dei 7 metri oggi. Time out, parato da Francesco Ancona, ed un 1 su 4 che diventa un macigno sulla partita di Erice. Time out. Allora, al gravone lì, se fanno 4 più 2, Lusi viene fuori ad aiutare. E Ari, in appoggio, i terzi, Ari. Ok, portiamo. Non da fuori regalato. Ehi! Si fa il cambio! Lucy viene verso di te! Forte verso il centro! Larga! E non muovetevi là! Ragazzi, non vi vedo! Rimaniamo fermi! Non lasciamoci, se sono passati! Andiamo ragazzi! Forza! Lungo, lungo! 1-10, la fine della partita,
come 10 al termine di questa gara 2 di finale scudetto Uve 10, per comprendere, per leggere, per scoprire soprattutto la fine o la prosecuzione di questa serie di finale per il 53esimo scudetto nella storia della pallamano italiana femminile. Innanzitutto le scelte, Matteo. Inferiorità numerica di Salerno, extra player, quindi fuori Daniela Pinto Pereira, se la gioca con 6 giocatrici di movimento. Ha il vantaggio di una Baiciova marcata uomo, significa un cambio più vicino qualora dovesse decidere di tenere la sua giocatrice slovacca fuori dal gioco. Poi resterà qualcosa meno di un minuto e anche un time out nelle mani di Erice per giocare l'ultima palla in superiorità numerica. Squiziato per Rossomando. Baiciova fuori dall'azione, dalla costa fuori dal campo per un due minuti, tentativo di passaggio rischiosissimo, attenzione adesso perché c'è la porta vuota, rientra in qualche modo Pereira, attenzione a Pugliara, il tiro e il gol del pari su questo attacco sbagliato da Salerno, e poi Erice che in qualche modo, nonostante quel pallone scottasse come lava nelle mani di Antonella Coppola, è arrivato verso Pugliara. 30 secondi a disposizione di Salerno, squiziato e il fallo commesso dalla difesa di Erice. Salerno adesso deve affrettarsi, l'uno contro uno di Baiciova, la palla per squiziato, si va nell'angolo, è tutto chiuso per Rossomando, nuovamente Baiciova, il tentativo ed il gol di Ramona Manojlovic, l'intuizione si rifà dopo l'errore pesantissimo dell'azione precedente, il tiro di Storosciuk, para Pereira che la tiene lì e non c'è più tempo adesso, non c'è più tempo, finisce 24-23, si va a gara 3, serviranno altri 60 minuti, servirà un'altra partita per assegnare il 53esimo scudetto della Serie 1 femminile. Salerno ha battuto Erice 24-23 al Palapalumbo. Finale con i brividi, Matteo, perché Manojlovic l'aveva sprecata prima, questa volta con il suo sottomano ha battuto Ciana Massone e poi non c'era praticamente tempo, probabilmente neanche per Conte, per chiamare un time out e provare a organizzare qualcosa. Dall'inferno al paradiso in un attimo per Ramona Manojlovic, perché aveva regalato letteralmente alla difesa avversaria il pallone che poi aveva portato Pugliara a pareggiare. Erice aveva lo scudetto in mano, Salerno con Ramona Manojlovic gliel'ha scippato di nuovo dalle mani per trovare il gol del 24-23. È il momento dei saluti qui alla Palasport di Erice, forse abbiamo la possibilità di strappare però una battuta qui da bordo campo a Francesco Ancona, tecnico della IOMI Salerno. Ma si sapeva che sarebbe stata una battaglia. Comunque penso che abbiamo ancora tanto da dare in campo. Oggi abbiamo dato una risposta importante, abbiamo lottato anche nei momenti di difficoltà, un in meno, sono fiducioso. Abbiamo riportato la sfida in parità, ora sta a noi giocarcela martedì alla grande. Ecco, cosa può migliorare ancora la tua IOMI? Ma deve solo avere ancora sicurezza e sono sicuro che raggiungeremo il risultato. Grazie coach, di Matteo Aldamonte per la chiusura. Siamo in chiusura, la gara 3, ci ritroviamo dunque il 16 maggio per raccontarvi ancora qui da Salerno la sfida decisiva per lo scudetto della Serie 1 femminile, ancora Salerno-Erice, ancora 18:30 sarà la sfida decisiva. Siamo in chiusura da Matteo Aldamonte e Sergio Palazzi. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento con la programmazione di Sky Sport Arena e buona pallamano a tutti, alla prossima.